Sono partiti dai giardini di Vittorio Veneto sabato 10 aprile Jessica Riviera e Lorenzo Michielli, con l'obiettivo di disegnare una nuova ippovia lungo tutto lo stivale. Accompagnati da due cavalli, dal cane Mia e dalla mula viola del reparto Salmerie Ana di Vittorio Veneto. Gli alpini, infatti, hanno sposato l'iniziativa e daranno il loro supporto logistico nelle varie sezioni italiane in caso di necessità. Un'avventura volta ad incentivare l'attività all'aperto e la riscoperta del rapporto con gli animali, valori che assumono ancor più significato in questo difficile momento che il mondo sta attraversando. Jessica e Lorenzo percorreranno circa 30 km al giorno e dormiranno all'addiaccio. Scenderanno lungo il litorale adriatico e dopo un tour alle pendici dell'Etna faranno ritorno in terra trevigiana percorrendo la costa tirrenica. Pronti per questa avventura, che cosa vi aspettate da questo vostro viaggio? È un'avventura, quindi la dobbiamo proprio chiamare avventura, non ci aspettiamo molto, deve essere una cosa vissuta giorno per giorno. Il nostro progetto è di fare, diciamo, di tracciare una nuova ipovia tramite l'Engea, che diciamo dopo loro la vanno a certificare e noi diciamo facciamo una prova generale e andiamo a verificare se è fattibile fare proprio tutto il giro d'Italia completo. Stavo insegnando a Lorenzo ad andare a cavallo, eravamo in passeggiata e lui mi ha appunto chiesto di fare una passeggiata un po' più lunga e scherzando mi ha detto potremmo fare il giro d'Italia, no? Visto che siamo in tempi di pandemia, tutto bloccato, tutti incasinati, almeno fuori all'aperto non avremo problemi col Covid. È nata per gioco, poi più persone ci hanno appoggiato in questo e mi hanno detto proviamoci dai! Cosa vi aspettate, con quali sentimenti partite proprio in questo momento? Riprenderci un attimino il nostro tempo, vogliamo un attimino riscoprire ovviamente il territorio che non conosciamo e riacquisire un ritmo di vita forse un attimino sia non frenetico come quello del quotidiano prima della pandemia e neanche proprio bloccato come si è poi rivelato essere dovuto al Covid. Quindi vogliamo trovare il giusto equilibrio per assaporare la vita e i valori. Sindaco, una bella iniziativa, questi ambasciatori di Vittorio Veneto partono per un lungo viaggio, beh, direi che è un segnale anche di speranza. Certamente sì, diventa quasi un momento simbolo di rinascita anche questo qua. Abituati al nulla come siamo stati da un annetto a questa parte, è chiaro che questi qua sono segni importanti che è bene che tutti vedano proprio per avere un po' di più aiuto psicologico nella rinascita che tutti ormai stiamo per toccare e quindi benvengano di queste manifestazioni. Una grande soddisfazione di averli qua a Vittorio Veneto, noi li considereremo come ulteriori ambasciatori della nostra città, molto simpatici i ragazzi, i cavalli sono, mi sembra, adeguati. C'è del sangue arabo dentro che aiuta in questi lunghi percorsi e i nostri muli poi seguono a ruota. No, una bella iniziativa decisamente. Ci siamo in questa splendida giornata di primavera, ecco, ed è un simbolo anche questo, un segno del rinascere, del ripartire in questo momento difficile. Ripartire per percorrere tutta l'Italia in tutta la sua lunghezza con ritorno, con un simbolo anche nostro per antonomasia, la mula viola che accompagna questo viaggio e quindi rappresenta anche il nostro movimento, la nostra associazione, i nostri ideali. Andiamo a scoprire, a riscoprire meglio tutte le bellezze del nostro territorio, ma anche sarà simbolico perché ricorderemo anche quanto l'Italia ha patito, ha sofferto. Quindi siamo ben lieti di condividere questa iniziativa e saremo con Jessica e Lorenzo insieme a loro idealmente. Diventate quindi ambasciatori di Vittorio Veneto, come vi sentite? Onorati, decisamente onorati, perché non ci aspettavamo un'accoglienza del genere, anche se con gli alpini, ripeto, avevamo una certezza, perché sono veramente una squadra fantastica che ci hanno aiutato tantissimo. Quanti giorni avete intenzione di stare fuori da casa? Diciamo che più che giorni si parla di mesi, pensiamo dai 6 agli 8 mesi, però non abbiamo una data certa di rientro, dipende da quanto bene ci troviamo fuori, da come stanno la truppa. Noi contiamo di camminare quasi sempre, però qualora qualcuno dovesse stare poco bene sarà ovviamente nostro compito fermarci e attendere che tutti quanti stiano a posto. Sono orgoglioso perché un po' di alpinità segue i cavalli per questo giro d'Italia, hanno detto. Auguro un buon viaggio e sono bravissimi, bravissimi per il coraggio che hanno.